Dottor Franco D'Amicis, criminologo, medico legale e psichiatra forense. Ci stiamo occupando di violenza sulle donne, di educazione al rispetto del genere femminile, ma stiamo assistendo contemporaneamente, questa è la finalità di Credevo Fosse Amore, ma stiamo assistendo ad una recrudescenza di questi fenomeni, soprattutto da parte di minori. Questo è l'aspetto più inquietante. Evidentemente c'è un deficit a livello educativo o ci sono dei fattori esterni che evidentemente sprigionano questa violenza? Io mi occupo principalmente di disturbi di personalità, quindi per quanto riguarda diciamo così, la parte infantile, l'infanzia, mi interesso a quella che è l'infanzia infelice, le infanzie infelici, perché è di lì che fondamentalmente nascono i disagi, nascono le reazioni, nasce la rabbia verso il mondo dei più deboli, e la violenza ormai non è più solo sulle donne ma anche sugli anziani, le scippie e quant'altro. Spesso chi crede di essere più forte cerca di rivalersi sul più debole, ma questo deriva fondamentalmente da dei disagi infantili che nell'adulto poi daranno dei disturbi di personalità che spero di poter così, anche, ancorché brevemente, illustrare nella mia relazione.